Tra i 26 punti proposti e poi approvati dal capo dello Stato Sergio Mattarella, probabilmente senza neanche averli letti, li ha approvati, la somma algebrica tra i punti proposti da Di Maio e quelli da Nicola Zingaretti del PD, in uno di questi c'è appunto inserita anche la riforma della legge elettorale in senso proporzionale. Calenda e Parisi del PD non sono d'accordo. E Salvini minaccia una raccolta firme, ma perché vorrebbero cambiare la legge elettorale? In Italia spesso si è cambiata dal Mattarellum al Porcellum, all'Italicum, al Rosatellum, quindi questi nomi anche abbastanza antipatici fanno capire che qui sono tutti giochini per gli interessi di parte di ogni partito. Quindi perché vogliono tornare al proporzionale? Adesso possono andare al governo solo partiti che hanno più di un certo numero di voti, che passano la soglia di sbarramento del 4%. Quindi molti partiti rimangono proprio fuori dal Parlamento, senza se e senza ma, perché la legge non gli permette di associarsi, allearsi con nessun partito. Con il cambio che vogliono fare, tornando al proporzionale, entrerebbero tutti i partiti, anche quello che c'ha lo 0,04%. Quindi si potrebbero formare delle coalizioni formate da 18 partiti per raggiungere il 40%. Quindi attualmente un partito come la Lega, se avesse qualcosa di più del 40% dei consensi, come non so, il 41, il 42, potrebbe avere i numeri sia in Parlamento che al Senato per governare da solo. Quindi ci sarebbe un Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, e un Senato e un Parlamento saldamente in mano a un solo partito. Non come adesso che c'è un'alleanza fra due partiti. Prima era PD, prima era Movimento 5 Stelle e Lega, adesso è PD, Movimento 5 Stelle. Si devono alleare per forza. Però se Salvini avesse il 42% potrebbe andare al governo da solo, cosa che non è mai successa, come ho detto in tanti video, non è mai successa in tutta la Repubblica italiana, non in tutta la Repubblica geograficamente, ma da quando è nata la Repubblica italiana fino adesso non è mai successo che un partito sia andato al governo da solo, governando da solo senza alleati. E la Meloni diceva sempre a Salvini: "Ma dove vai? Ricordati che tanto dovrai allearti per forza con me, perché neanche la Democrazia Cristiana è mai riuscita ad andare al governo da sola." Però il sogno di Salvini sarebbe quello di andare, di correre da solo. Aveva chiesto pieni poteri, quella frase che aveva detto anche Mussolini, che aveva fatto storcere il naso a molti. Forse una frase non troppo felice, se lui avesse saputo che l'aveva detta proprio Benito Mussolini in circostanze simili, forse non l'avrebbe detta. E quel pieni poteri che ha chiesto Salvini era proprio il fatto di voler andare da solo, provare ad andare da solo al governo. Poi se non ci sarebbe riuscito, ha detto: "Beh, dopo comunque le elezioni, se non ci riesco, farò un'alleanza con altri partiti, però solo dopo." E questo che si era infuriato Berlusconi, no? Si era infuriato dicendo: "Eh no, prima si fa l'alleanza e non dopo, se non ce la fai, fai l'alleanza, non siamo la ruota di scorta." Quindi, e poi Berlusconi ha detto: se facciamo un preaccordo elettorale, ci deve essere pari dignità, cioè nel caso che si vada al governo, non è che tu che hai il 40% e io ho il 5%, siamo diversi. Dobbiamo avere lo stesso numero di ministri e lo stesso diritto di parola." Questo dice Berlusconi, ed è per questo che c'è stata una frattura tra la Lega e Berlusconi, proprio su questo fatto, non su altri fatti, proprio su questo fatto. Quindi vogliono cambiare la legge elettorale, l'hanno addirittura messo nel programmino di governo proprio per impedire a Salvini, impedirgli la possibilità nell'eventualità di poter andare a governare da solo il paese. Governandolo da solo non dovrebbe chiedere a nessuno
cosa ne pensa, che facciamo, Salvini Di Maio sì, no, autonomie sì, no, e la TAV sì, no, e tutto il resto sì, no, la Gronda sì, no, la giustizia non mi piace, a me no, potrebbe fare quello che vuole e potrebbe anche con quella maggioranza cambiare anche la Costituzione. È vietato dalle leggi italiane andare al governo con un solo partito? No, è vietato dalla Costituzione? No, non c'è niente di vietato, non c'è niente di dittatoriale, non c'è niente da aver paura, è assolutamente una condizione che non si è mai presentata ma che si potrebbe presentare, palesare. Quindi Renzi, Zingaretti, Di Maio vogliono impedire a Salvini questa possibilità dei pieni poteri, che i pieni poteri non si riferiva a un discorso dittatoriale, ma si riferiva a poter andare a governare da solo senza avere alleati. Ma quello che prima si immaginava, poi si è scoperto che era realtà, la coalizione di governo attuale è andata al governo per impedire a Salvini di governare e loro di perdere le elezioni, perché sia PD che Movimento 5 Stelle erano dati ai minimi loro storici. Quindi l'hanno detto parecchi esponenti politici di spicco dei due partiti, l'hanno detto chiaro, dovevamo fare di tutto per impedire Salvini al governo, di tutto per toglierlo politicamente di mezzo. Quindi quello che prima sembrava solo una supposizione è una certezza. Anche Calenda, uomo del PD fino a ieri, dice: nulla converrebbe di più a siamo europei che il ritorno al proporzionale, eppure lo considero un errore. Il rischio di governi instabili e di veti incrociati aumenterebbe. Il distacco dei cittadini dalla politica anche. Cosa vorrebbe dire? Che immaginate una coalizione di 7-8 partiti, ma litigherebbero, ovviamente avrebbero idee diverse. Mettete 7 persone, sette capi politici intorno a un tavolo a decidere di autonomie, di legge di bilancio, quello che vuole le trivelle, quello che vuole gli alberi verdi, quello che vuole chissà che cosa. Non si può decidere in sette, in 10 partiti, in 12, in 4, già in 2 è difficile, già in 2 è difficile, ma possibile, figuratevi ritornando al proporzionale. È un errore, lo dice un uomo che fino a ieri, ma proprio ieri era del Partito Democratico, quindi lo sanno tutti che anche la cosa di ritornare al proporzionale è una cosa sbagliata, ma lo vogliono fare per impedire a Salvini di governare. E anche se i grillini non erano d'accordo, hanno dovuto cedere perché i grillini tagliano i parlamentari, il PD ha detto: ah, ok, taglio dei parlamentari, ma allora legge proporzionale perché dobbiamo impedire a Salvini di governare. E i grillini hanno detto: ah, vabbè, dai, mettiamoci d'accordo, dal programma togliamo Bibbiano perché c'era un punto di Di Maio proprio su Bibbiano, rivedere tutte le leggi sugli affidi, la normativa, e dice togliamo Bibbiano così non mettiamo in difficoltà il PD. E il PD ha detto ok, va bene, voi togliete Bibbiano, facciamo il taglio dei parlamentari, però facciamo subito, ma subito il proporzionale perché se cade il governo. Ricordiamoci che poi vince Salvini senza se e senza ma, va al governo da solo, con i pieni poteri. Quindi Zingaretti dice a Di Maio: ok, il taglio dei parlamentari va bene, non ci pensiamo più, però subito la nuova legge elettorale, subito. E così si sono messi d'accordo. Un bel salto rispetto alla legge ora in vigore, il cosiddetto Rosatellum, sistema misto proporzionale con correzione maggioritaria, approvato dal governo Gentiloni con la legge 165/2017. Se volete cercarlo su Google, legge 165/2017 è sistema misto proporzionale con correzione maggioritaria, una roba un po' complicata, eh? Ma questa svolta per andare a impedire di Salvini di votare, dice Repubblica, voluta dal segretario Zingaretti con il beneplacito di Renzi, spacca il partito. O perlomeno molti non sono d'accordo. Il Porcellum era una legge proporzionale con premio di maggioranza. Il Rosatellum un proporzionale con parziale correzione maggioritaria. Ora si punta
alla proporzionale la più pura che si riesca a fare. Ma per Parisi, sempre PD, collaboratore di Romano Prodi, il Mortadella, questo progetto di riformare la legge elettorale è proprio, si inserisce in una logica spartitoria che ormai domina il paese. Ma il capo della Lega Salvini si schiera contro questa legge per impedirgli di andare al voto e dice dopo. Tra 5 Stelle e PD ci sarà una riunione sulla legge elettorale. Vogliono tornare al proporzionale. Se andate avanti su questo tema, raccoglieremo le firme. Per noi, chi prende un voto in più governa. Il giorno della fiducia vi troverete a parlare della legge elettorale. Non vi invidio, noi andiamo avanti sui temi. E se il carroccio comprensibilmente è maggioritario, la riforma annunciata dai PD e 5 Stelle viene benedetta dai piccoli partiti che sperano e recitano il rosario ogni sera sperando che si cambi la legge elettorale da poter entrare trionfali in Parlamento. Ovviamente per Nicola Fratoianni, la sinistra, una nuova legge elettorale proporzionale andrebbe a ricostruire un'idea di democrazia, ma fammi il piacere, la nuova legge elettorale andrebbe a colpire il tuo nemico giurato Matteo Salvini. Altro che ricostruire un'idea della democrazia. Dovrebbero questi politici essere più corretti, più sinceri. È una montagna di ipocrisia e di balle quel Parlamento e quel Senato. Che squallore. E poi aggiunge questo Fratoianni, mettere fine a una stagione in cui l'insulto, l'urlo e la provocazione sono diventati l'unica cifra possibile del dibattito politico. Però, caro il mio Nicola Fratoianni, cara la mia bella faccia allegra, chi è che urla? Chi è che fa provocazioni? Chi è che insulta in quella che tu chiami la stagione dell'insulto? Prova a pensare bene da solo nella tua stanza e pensare in questi 15 mesi chi ha insultato chi e vedrai che rimarrai con gli occhi spalancati dicendo: ma forse non l'avevo capito, chi è che insulta chi? Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.